Qui Nieto e Urkukan che ripresentano questa partita dell'ICC Cup numero 5, il primo play day, la nostra partita è una partita della CV dei Nets Gaming B contro Audere Semper B e vi presentiamo subito i due giocatori, c'è Shadi in basso a sinistra, colore viola da Zerg ovviamente del team Nets Gaming, mentre il suo avversario Jammo del team Audere Semper da Protoss in alto a destra, colore verde del team Audere Semper, l'ho già detto, comunque non importa, questa mappa è Aurora versione ladder, la ladder edition di Aurora, ho anche detto Daybreak, intanto il primo pilone è stato messo in posizione e comincia lo scout da parte di Jammo. Eh sì, intanto c'è l'Overlord da parte di Shady, insomma per ora tutto normale, ci aspettiamo ancora un altro macro game, quindi molto probabilmente un expa 15 per lo Zerg, successivamente Se pool. non va prima di pool come ha fatto di solito e soprattutto dopo ciò che è accaduto nel game precedente, forse decide di essere un po' più safe e di mettere quindi magari una pool prima. Sì, di solito con gli Zerg, che con i Protoss che fanno di forte Pand si mette subito la pool per evitare appunto il cannon rush o dei piloni che possono infastidire E infatti sulla arriva nebula. A la pool a 15, 14, a 14, 4, a 15. sì, 15 E pool tra poco immagino che successivamente. metterà la sua exp, anzi senza immagine, metterà di sicuro la sua exp, quindi una 15-15 per il giocatore Zerg. La sondina del Protoss continua a rimanere Eh sì. nella base del giocatore in viola che in questo momento sta per mettere la sua exp, ha appena raggiunto i minerali necessari. Non so cosa voglia fare Jammo, se vuole partire appunto di Nexus First No, per il parte il giocatore Nexus Protoss. First, sì, perché stava accumulando i minerali anche lui, quindi successivamente poi farà la forge e la sua chiusura con la forge expand. Evidentemente non vuole perdere troppo tempo per essere overmacrato dal suo avversario, quindi vuole subito reagire, ma vediamo un po' l'Opsi per ora 18 ancora per Shadi e una regina in Ma produzione. intanto sta facendo 4 ling, 4 Quattro solid link, ling sì. da scout e da contain, anche perché se fa un contain con quei 4 ling non c'è una sonda che può uscire a fare altro, tipo un proxy pane o qualcosa del genere, ma la chiusura di Jammo non è fatta completamente bene perché tra il gate e i piloni di destra ovviamente c'è ancora uno spazio in cui i ling possono passare, immagino che poi fullerà quello spazio con un cannone, e invece no, fulla l'altro spazio invece L'altro con un spazio. cannone. Ma credo che ci possano ancora passare del link, ma non importa. Intanto due gas per il giocatore Protoss che ha quasi ultimato il suo Nexus quasi in contemporanea della base del giocatore Zerg. Sì, aveva lasciato un probe vicino la seconda espansione per vedere appunto se il giocatore si espandeva, ma sono arrivati quei quattro ling che sono portati a casa la probe, quindi non lo sa se effettivamente Shady ha preso la seconda espansione o punterà un early push, ma per il momento il giocatore Zerg, per essere molto sicuro, vuole prendere un'altra espansione, quindi overmacrarlo e vedere insomma successivamente di pushare, credo, Intanto verso. uno dei gas del Protoss è fullato semplicemente solo con due sonde, Ah, non se n'è no. accorto. Probabilmente non se n'è Mentre accorto. altre con tre sonde, abbiamo visto delle giocate in cui tutti e due i gas erano con due sonde, però questo è uno con tre, uno con due, credo che abbia fatto Sì, un qualche errore. errorino, ma non importa, sono piccole sviste che invece Sì, contano, no. però non importa, No, lasciamo contano stare. perché sarà un po' accorto di gas quando gli servirà, ma forse se ne potrebbe anche accorgere mentre sta giocando. Magari, Intanto insomma. mette in produzione il Warp Gate, la ricerca del Warp Gate Master in produzione insieme al primo Stalker, non c'è, ah sì, lo Zelota c'è uno Stalker Sì. e uno Zelota, probabilmente arrasserà con queste due unità come fanno di solito i Protoss Chrono Boost sul Warp Gate, mentre la Sì. seconda base di espansione dello Zerg sta per finire a pochi secondi, infatti manca un secondo, ecco la base di espansione dello Zerg è terminata, mentre i Protoss aggiunge due gate, anzi tre gate alle sue unità di produzione, ai suoi edifici di produzione. Sì. Non so se vuole fare un 4 gate a due basi oppure se deciderà di mettere una robo come ha fatto nel primo game.
Beh sì, nel secondo è andato a 4 gate alla fine, quindi insomma Ah, sta andando direttamente di 6 gate. 6 gate non ha fatto Sette ancora la... Se... 7 gate per il giocatore Protoss. Eh sì, non ha fatto la roba, altrimenti sarebbe stato il famoso 7 gate Immortal Orin, almeno così mi sembrava dalla build, ma mancano anche gli altri due gas, normalmente si fa con Ma 4 tra l'altro gas. anche nel primo gas queste sonde non stanno più lavorando, credo che stia mischiando un po' il giocatore Protoss, anzi, No. oppure vuole tenere un solo lavoratore e andare di massa a Zeloti. Parlando di massa a Zeloti, conosco una persona che saluto con affetto, che, del clan, che per una tecnica da Protoss è quella di prendere tutti i gas del giocatore avversario e poi andare in base sua con tutti gli Zeloti possibili, il che ti fa vincere direttamente, perché a meno che tu non metta degli impalatori, ma veramente tanti, puoi giocare semplicemente con dei Ling, con delle regine, perché non puoi produrre altro senza gas. Sì, la cosa strana è che però le probe del gas le ha lasciate ferme, quindi insomma Sì, è potrebbe quello almeno che avevo detto mettere... prima, è un po' strano che cosa abbia fatto. Intanto comunque ci sono 6 gate pronti a warpare, un proxy pylon proprio vicino alla base dello Zerg, ci sono abbastanza unità comunque anche sul davanti, dall'ingresso, che stanno per passare ora dall'ingresso principale, viene occupato uno Zelota prima che il proxy pylon sia terminato, queste unità si avvicinano, la probe voleva mettere un proxy pylon anche lei, ma è stata subito uccisa, queste blatte. Ci sono due imparatori, non so quanto sia conveniente attaccare in queste condizioni. Intanto No. vengono warpati altri 6 zeloti da parte di Jammo, che avrebbe dovuto aspettarli prima di attaccare. Eh sì, molto probabilmente avrebbe dovuto aspettare, ha rimesso le due probe a lavorare, quindi è tornato con tre probe soltanto su uno dei due estrattori di gas. Strano questa scelta di avere meno gas, di solito i Protoss cercano di averne sempre il più possibile, infatti, comunque ne ha abbastanza di gas per ora e quasi alla pari con i minerali, quindi vuol dire E che ne sta aveva... facendo ora in questo momento un secondo Nexus di espansione, quindi un macro game anche per lui. E l'Overlord ha messo il suo creep in ritardo sulla base, quindi Jammo è riuscito a prenderla senza troppi problemi, e ora forse andrà ad uccidere quell'Overlord, mandando, no, non mandando il super blocco il suo avversario, anche perché ha tanti supply disponibili. Tu vedi cosa stanno scrivendo Asker e NubG? No, stanno solo scrivendo invio, credo, non lo Non si può. so. Boh. Comunque, Ah, ora stanno scoprendo spazio. no, tranquilli. Sta ammassando le blatte vicino alla seconda espansione di Jammo. Eh sì, però ci sono No. dei force field, le divide in due Sì. le blatte. Una bella giocata da parte del Protoss, che però queste blatte hanno ancora, però queste blatte hanno ancora il range disponibile, possono focussare gli zeloti che stavano attaccando le altre blatte dall'altra parte dei force field. Ora questi zeloti dovrebbero smettere di seguire le blatte, come sta facendo in questo momento, e la ricostruzione neurale è stata messa in produzione sulla colonia delle blatte, e quindi queste blatte Finita. andranno ancora più veloce. È finita ora la ricostruzione Sì. neurale, 10 blatte in produzione, non c'è nessuna fabbrica robotica, però intanto vengono warpati degli zeloti dal proxy pylon che c'erano ai pressi della seconda base di espansione, e poco a poco potrebbero anche riuscire a distruggere questa espansione. E invece no, perché escono ben 6 blatte, 1, 2, 3, anzi 7 blatte escono proprio dove c'era quella base di espansione, e ora vedrà il proxy pylon e andrà direttamente a distruggere intanto Santuario Oscuro per il giocatore Protoss. Quindi vedremo dei DT, mentre dall'altra parte c'è il Borrow e il più 1, anzi il 20% in più di velocità per le Hydra, anche fuori dal creep, come si chiama, potenziamento muscolare. Sì, per ora mi sembra che sia leggero vantaggio Shade, ma veramente di poco, perché siamo 114 di Psi a E 93, tra dovrebbe l'altro essere... un altro warp di Zeloti potrebbe distruggere questa base di espansione Sì. senza troppi problemi, mandando in svantaggio economico il giocatore Zerg. Sì, per il momento mi sembra che entrambi hanno fatto qualche errore, l'attacco con le blatte di Shade non mi è piaciuto per niente, perché comunque ha sacrificato delle unità per non avere nessun vantaggio, e lo stesso l'attacco di Zeloti sulla seconda, quando invece ha
passato sulla prima espansione mentre ha passato la seconda, che doveva essere il suo primario obiettivo. Insomma, comunque sta accumulando delle altre blatte, ma sono decisamente poche per affrontare questo esercito di zeloti e sentry, visto che i force field potrebbero tranquillamente fare la differenza. Cerca di distruggere le rocce all'ingresso, ma arrivano anche le Hydra, e le Hydra sappiamo hanno un DPS decisamente notevole. Se non sbaglio è il DPS più alto di tutte le unità di StarCraft 2, quindi insomma qualche cosa serviranno. Vediamo, cerca di E distruggere noto che l'unità. Force Field riescono a bloccare due blatte Solo due, sopra la rampa. perché Shade comunque ha fatto un'ottima giocata, ha fatto sprecare dei force field al suo avversario. Bisogna fare così quando ci sono delle sentry, cercare di obbligare l'avversario a mettere dei force field e poi successivamente scappare. Ma in ogni caso mi sembra che le unità dello Zerg siano decisamente troppo poche per affrontare quelle del Protoss. Infatti gli zeloti davanti riescono a tankare abbastanza bene sia le blatte che le Hydra, e da dietro i persecutori e le sentry praticamente ripuliscono tutto il resto. Siamo Vengono 113 rinnovati i pari. force field, tra l'altro, per evitare che le unità scappino via. Sì. Non è un ingaggio magnifico da parte di Shadi, che in questo momento perde tutto quello che ha. Tra l'altro, neppure ricerca e Blink. Non so se arrivano anche i 2DT warpati sul pylon più prossimo che aveva il giocatore Protoss. Vedremo se probabilmente li manderà sulla seconda base di espansione, e invece no, li manda dove c'è un custode e li vede senza problemi tutti questi DT. Vengono uccisi senza troppi problemi. Io l'avrei mandato sulla seconda base di espansione per cercare di distruggerla, poiché ha veramente tanta poca vita. E sta facendo Dayling ora il giocatore Zerg per continuare il suo attacco, molto probabilmente, anche perché i force field sono quasi terminati da parte. Ah no, invece tutte le sentry sono quasi completamente cariche. Le sentry sono Beh, sì. abbastanza cariche e possono ancora fare i force field, ma non se passa dal davanti il giocatore Zerg. Eh sì, arrivano questi Ling davanti, fossi da chiudere per allontanare le Hydra. Mi sembra che non possa fare molto perché i persecutori sono decisamente troppi per essere E tra l'altro affrontati. c'è pure il Blink ora, forse un Blink aggressivo da parte di Jammo potrebbe fare in modo di uccidere il maggior numero di Hydra possibili. Sinceramente la vedo molto male per Shadi, perché siamo uno E psipari, intanto anzi. c'è il DT che sta picchiando poco a poco la base di espansione dello Zerg, che si sta producendo in questo momento. Non c'è ancora il custode, ma ora il custode arriverà e verrà focussato subito il DT, appunto, mentre questa base è sempre. Sta sempre riprendendo la sua vita. È un peccato perché non l'abbia distrutta con Eh sì. quello che aveva prima. Ora sta prendendo una quarta base il giocatore Protoss. Strano che non abbia preso da lì dove si prende di solito, e quella è di solito la posizione per la quinta base, la quarta base di espansione. E intanto lo Zerg si fa avanti minaccioso una seconda volta e troverà subito quella base. Eh sì, lo Zerg ha meno unità, però hanno gli upgrade dalla sua parte, uno all'armatura e due all'attacco, mentre il Protoss ancora è tutto 0-0-0, ha finito soltanto ora il più uno all'attacco corpo a corpo per le unità terrestri, ma arriva anche il laboratorio robotico, quindi avrà intuito che a questo punto gli servono delle unità demassificatrici, quindi o alti templari oppure colossi, ma sta optando per i Ora sta colossi. optando per i colossi, intanto l'ingaggio, tutte le unità vengono portate avanti per evitare che dei force field le separino e si dirigono subito verso l'ultima base di espansione che il Protoss ha messo, sarà costretto ad annullarla, mentre vedo dei DT hanno tentato di passare e distruggere la seconda base di espansione dello Zerg, ma hanno fallito. Intanto un altro ingaggio tra i due giocatori, non ci sono più sentry a fare dei force field oppure degli scudi guardiani per aiutare queste unità. Il ciclo degli stalker è abbastanza decente, però cicla una massa di stalker veramente imponente alla volta, Sì. ma credo comunque abbia la meglio su queste unità Zerg. Comunque arrivano altri rinforzi da parte di Shadi, che è costretto a ritirarsi il Protoss. Eh sì, perché queste Hydra sono decisamente troppe e potrebbero distruggere velocemente tutti questi persecutori se non fossero ben migrati. Intanto arrivano degli zeloti a dare manforte alle Hydra che piano piano stanno calando. C'è una fiumana di unità, sono delle blatte che stanno venendo per rinforzare l'attacco. Siamo 160 per Shadi contro 100 per Jammo. Si mette un po' male per il giocatore degli Outer Semper, perché le unità Zerg iniziano ad essere veramente E ora resistenti. warpa altre unità, però il giocatore Protoss tenta di riprendersi più velocemente possibile, e c'è ancora comunque questo mutaforma nei pressi dell'esercito del Protoss, che vede tutto senza Eh troppi sì. problemi.
E ora ritorna all'attacco il Zerg, non ci sono più forze perché non ha fatto più sentry il giocatore Protoss. Sta warpando però in questo momento 4 DT che Sì. potrebbero essere molto utili dato che non c'è neanche un custode. E appunto lo Zerg si ritira per evitare che i DT facciano troppo danno, anzi passa, no, passa dove c'è un custode giustamente. Eh Ed sì, evita che questi era. DT facciano veramente troppi danni, intanto warpa altri zeloti e uno Stalker tenta di fare il più possibile per salvarsi da questa situazione veramente disastrosa perché ci sono veramente troppe unità Zerg e continuano ad arrivare poco a poco. Eh sì, la vedo veramente male per il Protoss. Nuovamente arriva anche una massa di Speedling Ling. che sì, se la prende prima con il cannone e successivamente sì, cerca di riversarsi sulla linea mineraria. Ha distrutto l'ultimo persecutore che faceva da tappo per la linea e sta rosicchiando piano piano tutte le probe della seconda linea mineraria della seconda espansione di Giammo. Credo che Intanto arriva il GG. primo colosso, è arrivato un po' tardi, questo colosso sarebbe servito molto prima, non credo nemmeno che abbia le lance termiche estese, No, non so non l'ha se Giammo ha fatto la ricercato. ricerca, infatti non ha questa ricerca, GGVP, Giammo E perde Giammo, questa partita purtroppo. 2.